Gian Lorenzo Molino, qual è il significato, la funzione di questa Trignosi nello CARD? Un importante significato a mio avviso è la continuità. 5 anni di un'iniziativa per chi insomma, si occupa di programmazione di azioni pubbliche significano tanto, significa che per 5 anni degli enti di questo territorio riconoscono un'azione, un valore, tant'è vero che i numeri ci danno ragione, gli utilizzi della CARD sono cresciuti dal 2007 ad oggi e questa oggi viene riproposta per il biennio 2011-2012. Quali i vantaggi? I vantaggi sono di due tipi, il turista può avere in 16 siti culturali e naturalistici del territorio trignosinello un biglietto d'ingresso ridotto dove c'è un biglietto d'ingresso, dove invece c'è una visita guidata a tariffa ridotta. Inoltre presso 127 esercizi della ristorazione dei prodotti tipici e del tempo libero è possibile avere lo sconto del 10%, quindi in sostanza equivale a dare al turista gratuitamente un valore, come dargli dei soldi e quindi dargli la possibilità di conoscere meglio e con uno sconto il nostro territorio. Qual è la novità di quest'anno? YouTube forse? Da quest'anno è possibile tramite gli smartphone accedere a una serie di video che caricati sul canale YouTube del Trignosinello che introducono la visita, quindi per chi siamo al Palazzo d'Avalos, per chi vuole visitare i musei civici di Palazzo d'Avalos può prima di fare la visita, oltre che leggere nella guida un testo introduttivo in italiano e inglese, anche vedere un video che racconta cos'è Palazzo d'Avalos, cosa sono i suoi musei. Così avviene per tutti gli altri siti presenti nella CARD.